Mi sa, no, io penso... Blu non è olio. Non si può riprendere, fra, un casino. È un casino, che è successo? 50.000 like e farò un viaggio in un posto d'Europa. Tutto a caso, mi benderò e vedrò dove andare. Come va a finire, si sa già. Bella a tutti ragazzi, questo è Spoggi, siamo con un nuovo vlog. Come possiamo ben vedere, qui a Roma è bel tempo e quindi per questo stiamo per uscire. In realtà noi oggi volevamo andare al mare, purtroppo piove. No, in realtà né a me né a Valerio andava di andare al mare e quindi meno male piove. Infatti oggi andremo al centro commerciale Euromad 2 perché andrò a fare shopping da bendato. Ok, in realtà io devo proprio andare a fare shopping perché sia io che Valerio stiamo senza vestiti. Ma perché stiamo senza vestiti? Perché sia io che lui siamo appena tornati alle vacanze. Infatti lui c'ha la mia maglietta e i miei pantaloni, io c'ho i suoi pantaloni, le sue scarpe. Praticamente abbiamo messo in comune i nostri vestiti perché non riuscivamo a vestirci. E anzi, i pantaloni a lui stanno larghi, a me le scarpe stanno larghe. Però è l'unica cosa che avevamo, perché sennò dovevamo uscire solo in mutande. Comunque sì, nel vlog di oggi andrò a far shopping da bendato. Mi metterò questa benda, entrerò dentro i negozi e poi le cose che tocco me le dovrò comprare. Ok, prendo, metto dentro la busta e poi quando andrò a pagare, ovviamente pagherò sempre da bendato. E poi dopo vedrò le cose che mi sono comprato. Secondo me è un'idea molto figa e io già ve lo dico. 50.000 like e farò un viaggio in un posto d'Europa tutto a caso. Mi benderò e vedrò dove andare. Secondo me è un'idea molto figa. Quindi lasciate un bel like se volete un altro video del genere. Adesso anche noi ci siamo preparati, stiamo andando a Roma e speriamo di spendere poco e di prenderci cose belle. Fammi attorno da, con la tua tipa quando faccio tripla X. Su spula la pula, voglio grano alla fresca la mula. Mondo tondo fra come un'arancia. Siamo arrivati ad Roma e adesso prima di andare a fare shopping da bendati andremo a mangiare. Cosa vuoi te? Piadina. Perfetto, ci andremo a prendere una bella piadina. Alla fine non siamo più andati in piadineria ma siamo andati all'Old Wild West, perché boh, ci andava di venire a mangiare qui. Adesso prendiamo il panino. Però già ve lo dico, il panino lo ordinerò io e non lo farò da bendato. Da bendato solo shopping. Però fatemi sapere se volete anche dei video dove mangio da bendato, magari dal McDonald's, Old Wild West o altri posti. E niente, adesso mangio e ci vediamo direttamente dopo. Abbiamo appena finito di mangiare, intanto è arrivata anche Ellie a salutarci. Fra poco ci raggiungeranno anche Montesi e Dani. E niente, io sto girando a far shopping, solo che non mi va di entrare bendato perché già mi prendono in giro perché sto vloggando e dicono ma chi è sto salame? Tipo queste persone hanno detto ma chi è sto salame? Quindi non so, magari farò shopping da casa su internet, devo ancora vedere. Noi adesso stiamo all'Ipercop perché inizieremo a prendere le cose qui, visto che abbiamo provato da Pull & Bear, poi abbiamo provato anche da H&M. Però ogni volta che mi mettevo la bandana, tipo ogni 5 secondi mi fermava sempre qualcuno. Quindi io facevo le clip dove andavo a prendere qualcosa e poi mi dicevano scusa, possiamo fare una foto? E quindi era un po' complicato. Per questo adesso stiamo all'Ipercop. Poi magari andremo anche a Pull & Bear e altri negozi così per far shopping. Se no, male che va, lo farò tipo a casa da bendato sul computer. Metterò uomo, mi benderò e cercherò lì le cose. Mi devi bendare e devo camminare e prendere la prima cosa che tocco. Grazie mille. Vai, andiamo. Però se non mi reggete io la No, no, prendi la mia mano, cioè. Sento il pesce e non mi piace. Che s***o che stai, Valerio? gira a destra, vai dritto. Dove sta la telecamera? Telecamera? Sono qui. Ah, ecco. Beh, per un'idea, invece di farlo a Pull & Bear e questi negozi, faremo tutto qui all'Ipercop. Apri il frigo. No, però fa sbocciare così. Vali, giralo, giralo, fagli fare tipo un sacco di spins. Se devi vedere le persone, si guarda in basso. Giralo, Vale. Devi fare mille giri. Tanto lo so, mi ricordo che questo è qua prima del più. Apri un frigo e prendi la prima cosa. Aia, ho sentito un muro. Compreso? Io non posso vederlo, io non posso vederlo. Infatti, li devi comprare solo. È buon basso, questo era frigo in un posto dove non c'è frigo. Ho la canna. no, non mi regge, non mi regge, mi devi solo dire. Vai, gira a sinistra. Quella è a sinistra. Se volevi dire destra. No. Ok, a sinistra, vai. Che ci sta qua? Chi lo sa. Prendi qualcosa a caso. Vai più giù. No, no. Allora, più su. Ho preso questo. Buono. Posso berlo? Poi lo pago tanto. È olio. Mi sa, no, io penso. No, non è olio. No, è. Oramai l'ha presa, oramai l'ha presa. Non è male. L'hai sputato. Aspetta, fra. L'hai sputato? Pulito tutto, frate. Fai schifo. Aiuto. Dai, bro, ultima cosa. No, fra, c'è troppa gente. Avanti, avanti, avanti. Dai, avanti. Fermo, fermo. Un po' più avanti. Destra. Tambari, non fermo. Aiuto. Dai, vai, alzati. Destra, fermo. Prendi. Vai, prendi. Mi ci hai spinto, bravo. Sì. Non brevosciare. Oramai l'ha preso. Quello che non volevi te. Devo prendere 5 cose, mancano. Due cose. Sto registrando, sì, se lo sto registrando. Perché se non sta. Ok, si sì, sta registrando. Che bello il mondo. Non puoi vedere, bro. Ah, è vero. Adesso cambiamo reparto, vai sempre avanti. Ho sentito qualcosa a casa. Avanti. Giù. Ma mi dici te cosa prendi? Giù. Ecco, prendi. Prendilo.
più su, non si può riprendere, fra un casino. È casino, che è successo? Se succede per Trump è un casino. Perfetto ragazzuoli, ci hanno praticamente cacciato, adesso siamo qui alla cassa. Queste sono le cose che adesso comprerò, che ho preso. Dai, comunque questo qui tisana, cornetti. Lo prendiamo prima di dormire. Fruttolo. Fruttolo mio. Questo tuo, questo è di Ellie. Adesso pagherò tutto, però il fruttolo ci serve un cucchiaino, quindi vi chiedo un cucchiaino. Perché mi imbruttisce sempre la gente? Perché stai riccando dove non si può. Ah, vabbè, è finito male, dai. Quindi ci hanno cacciato e non so se adesso lo continuerò a casa oppure finirà così il video. Comunque ho preso tre cose. Ok, siamo usciti dal Liverpop, Valerio già si sta mangiando i cornetti e dentro facciamo vedere il fruttolo che li mangeremo più tardi. Poi la tisana. Già aperta. Che l'ho bevuta quando stavamo dentro. Non è male. E te? E niente, ci hanno cacciato. Infatti pensiamo basta adesso fare shopping e ci vediamo direttamente dopo quando siamo tornati a casa di Valerio. Adesso possiamo un po' andare in giro qua. E grazie a tutti voi che ci fermate, perché vi vogliamo bene. Un bacio a tutti. Comunque ragazzuoli, siamo appena tornati a casa e niente, purtroppo abbiamo fatto shopping solo all'Ipercop e abbiamo preso solo quelle tre cose, perché mentre stavo prendendo la quarta cosa, non so se si è sentito nel video, però praticamente la guardia ci ha cacciato e ha detto non potete far più riprese. Quindi noi non abbiamo più ripreso niente. Siamo usciti dall'Ipercop. Poi dopo 5 minuti abbiamo provato a rientrare. Però quando siamo rientrati ci hanno subito detto guardate, voi non potete riprendere, perché stavamo con la videocamera in mano. E ha detto toglietela subito. Ce l'hanno fatta togliere. Quindi noi abbiamo detto se non possiamo registrare perché entriamo. E quindi siamo subito usciti. Purtroppo ci hanno cacciati dal supermercato. Comunque io ve lo ricordo che a 50.000 like farò un viaggio. Prenderò una destinazione a caso su tutto il mondo, sperando che non costi tanto. Perché alla fine oggi io pensavo peggio. Pensavo veramente di andare a spendere di più. Solo che nei negozi di abbigliamento non lo potevamo fare perché c'era troppa gente e c'era chi ci riconosceva, chi ci guardava male, chi ci diceva che non potevamo registrare. E quindi alla fine non abbiamo fatto niente, abbiamo solo fatto all'Ipercop, abbiamo preso quelle tre cose. E sinceramente io ho un po' rosicato perché volevo continuare e mi stavo divertendo. Quindi per favore voglio fare il viaggio, perché nel viaggio mi divertirò tantissimo. Quindi lasciate un bel like e condividete questo video con i vostri amici e ditegli di lasciare like. Però adesso raga, io devo dirvi un segreto. A parte che ha finito di piovere perché stamattina diluviava, comunque io ogni volta che sto a casa di Valerio vedo questo trampolino e mi innamoro. Voglio per forza saltare sul trampolino. E quindi regà, niente, ora mi divertirò un po' qua sopra. Ho fatto quel salto nel vuoto, ho alzato la coppa sul podio, ho fatto il mio primo disco, il mio primo... Perfetto ragazzuoli, adesso basta. Mi sono divertito qua sul trampolino. Raga, mi piace troppo, è più forte di me. Fatemi sapere nei commenti altri video da fare, da bendato. Magari che compro qualcosa, che vado in giro, non lo so. Fatemi sapere voi nei commenti, che vorrei iniziare a fare tanti video del genere. Comunque ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi dispiace solo che non ho fatto l'outro prima, infatti è passato qualche giorno. Infatti sto qui alla stazione Termini perché adesso sto andando a Milano. Mi sto facendo un giro con Montesi. Vieni qua Monte. Ecco qua con Monte. Perché ci stiamo facendo un giro. Intanto la gente mi sta guardando male, non ho capito qual è il motivo. Ah, forse perché sto registrando, sì. Poi mi dispiace che sto registrando col telefono e non con la telecamera. Ma io e Montesi, guardate, stiamo andando a Milano a farci un giro e non abbiamo neanche la valigia. Il problema è perché stiamo aspettando Alessandro. Oh, quella mi ha guardato con la faccia schifata. Stavo parlando. A parte, ho detto stiamo aspettando Alessandro, in realtà stiamo aspettando Valerio. Però questa è un'altra storia. Stiamo aspettando Valerio, Valerio è venuto con la macchinetta, mentre io e Alessandro con il taxi. Si va tutto bene, me ne ritorno col taxi. E quindi abbiamo fatto portare tutte le valigie a Valerio. Ed è per questo che sta registrando con la telecamera e non con la fotocamera. Comunque, aspettiamoci più qua. Comunque noi sì, adesso stiamo andando a Milano. E se volete rimanere connessi con tutte, ma veramente tutte le nostre news, tutto quello che noi faremo, volete rimanere aggiornati su tutto, seguitemi su Instagram. E Monte, la senti adesso che sta partendo la musica. Vieni qua Monte, facciamo l'Instagram dance. Vai, facciamo l'Instagram dance. No, perché no? Perché no? Non vuoi fare l'Instagram dance? Ah, c'è paura. Vai, della tua, io la mia. Momento uccide una persona. Vai, tu stai a fare la tua e sto a fare la mia. Non è vero, questo vuol dire che dovete seguirci tutti su Instagram. Non ti seguo su Insta, no. Questo qui è il mio profilo, Sesco 1989, mi raccomando, seguitemi tutti. No, non è vero. Non è vero, ho sbagliato. Il mio profilo è Sesco, perché sì, è stato bellissimo che finalmente dopo mesi di lunga battaglia sono riuscito a prendere su Instagram il nome Sesco. Ancora mi devo abituare. Però sì, adesso il nome Instagram è Sesco e non è più Sesco 1989. Adesso quindi aspettiamo Valerio, andiamo a prendere il treno e... No, ho fatto peggio cosa, frate. Stavo cercando il telefono e sto registrando col telefono. Vabbè, raga, non mi succede anche a voi che molto altro di me. Raga, dov'è il telefono? E poi io ce l'ho in mano, l'hai lasciato da qualche parte. Ok, mi è appena successo. Adesso non so, ci stiamo per andare a fare questo giretto a Milano. Quindi rimanete tutti sintonizzati con le Instagram stories. Comunque vi ricordo, consigliatemi nei commenti qualche altro video da fare da bendato. Perché adesso vorrei...
sempre chiesto, vorrei comprare qualcosa. Però mi sono scordato la benda in valigia, quindi non posso. Se no che faccio? Sto entrando al negozio così. Aiuto. Andiamo che mi devo comprare una maglietta. Comunque ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così lasciamo un bel like, commentate e condividete. Vi ricordo, il prossimo video sarà magari un viaggio da bendato. Ecco, lo potevo fare adesso, solo che oggi già sapevo la destinazione, quindi non vale. Mi raccomando, condividete questo video con tutti i vostri amici. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Baci, cucciolini. Un bacio sul collo, ma non è un tattoo. La mia ex ragazza vuol farmi il voodoo. La mia nuova tipa sembra Sailor Moon.